Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Molise. Ci troviamo a Campo di Pietra e dallo sfondo potete evincere che stiamo festeggiando il carnevale, il nono carnevale campo petrese. Quest'anno è stato slittato di una settimana a causa del maltempo, ma è stata una scelta riuscitissima perché oggi qui veramente c'è tantissima gente, dai grandi ai piccini, tutti accorsi ad osservare, a curiosare, a salire e a testare questi sei carri, tutti molto diversi tra loro ma tutti molto curati. I carri hanno fatto la loro sfilata dapprima nella parte più periferica del paese, adesso siamo appunto al centro del paese, proprio al ridosso di Piazza delle Rimembranze. Stiamo aspettando le 17:30 in cui inizierà una rievocazione storica. Rievocazione storica perché? Perché è una usanza che ormai è stata lasciata da 40 anni, è stata ripresa quest'anno per la prima volta, dove si assisterà a una sfilata in cui avverrà praticamente il funerale di Carnevale. Siamo tutti molto curiosi, andiamo a vedere che cosa succederà e a festeggiare e a continuare a festeggiare questo Carnevale 2013. Siamo sul primo carro di questo carnevale campo petrese in compagnia di Mirko, specificatamente sul carro dei supereroi. Chi siete? Come mai questa scelta? Beh, abbiamo cercato di scegliere un tema adatto a tutti i ragazzi più giovani. Più che altro abbiamo scelto anche questo fatto dei libri per coinvolgere i ragazzi più piccoli a leggere questi fumetti che sono interessanti e tutto. Poi ci sembrava una cosa più carnevalesca, più divertente per tutti. Un invito quindi alla cultura, i supereroi nascono dai fumetti, voi avete addirittura promosso i libri. Ecco, per quanto tempo avete lavorato a quella costruzione di questo carro? Guarda, ti dico, quest'anno abbiamo lavorato poco tempo, 26 giorni, tutto di fretta, abbiamo lavorato fino a tarda notte, però ce l'abbiamo fatta, diciamo un 25 giorni, dai. Allora, tu sei l'incredibile Hulk, gli altri chi sono? Beh, io sono Hulk. No, come si vede, metà Hulk e metà lo Sghembo, come il soprannome che mi danno. Poi abbiamo uno dei Fantastici Quattro, l'allungabile, poi abbiamo Batman, abbiamo Capitan America, Spider-Man che è rappresentato dietro di voi, insomma varie cose, Superman, abbiamo fatto tutti i supereroi possibili e immaginari per coinvolgere e fare tanto colore al carro. Quindi supereroi per un carro super? Come no, certo, per forza. Carro di questo carnevale campo petrese è veramente suggestivo, ben fatto. Ci troviamo infatti in fondo al mare, siamo nel mondo di SpongeBob. Andrea, come mai questa scelta? Perché SpongeBob è un cartone animato che va per i bambini da adesso e abbiamo cercato di riprodurlo in un acquario. Il mondo sommerso di SpongeBob nel mare l'abbiamo messo in un acquario. Il lavoro è veramente notevole e curato nei minimi particolari. Come vi siete organizzati? Con molta pazienza, tanto lavoro, con l'aiuto di 7-8 persone che ci abbiamo lavorato e questo, niente di più. Per quanto tempo ci avete lavorato? Un buoni 40 giorni, un mesetto buono. Veramente siete stati molto bravi, vedo. Grazie. Che qualcuno di voi è anche papà, sì, l'ispirazione, quasi tutti siete papà, sì. L'ispirazione vi è stata data proprio dai vostri bambini? Sì, c'hai ragione. Oggi sono felicissimi di essere qui, è bello essere dentro e anche vedervi da fuori. Grazie, grazie. Bene, gli altri componenti del gruppo, se vuoi presentarceli. Allora, Plankton, Nicola, poi c'è Crab, che sarebbe il proprietario del Classy Crab, che è Daniel, e poi ci sono altri, ma adesso vedete dove stanno in giro. E le bambine sono contente di questo carro? Tanta salute! Contentissimi, contentissimi! Davanti il camion della polizia, in compagnia di Vincenzo, che è uno degli autori e dei partecipanti a questo carro. Come mai questa idea?
Ma su per giù ci è venuta l'idea di fare la pulizia perché praticamente non avevamo tempo e un po' perché mancanza di soldi, quindi sarebbe un carro a risparmio. Avevo preso uno scuolabus e l'abbiamo trasformato in un pulmino della pulizia, tutto qua. Il risultato è veramente notevole, complimenti innanzitutto. Quanto tempo ci avete messo per organizzarvi? Ma per organizzarci un mesetto, però abbiamo lavorato diciamo sodo solo una settimana perché alla fine si doveva pittare e rivestire, quindi ci siamo dati da fare in una settimana, l'abbiamo finito. Stai calmo. Due paramedici veramente eccezionali, non so se le persone le rianimate o meno. Hai visto dalla barella come si alzano? Ecco, Donato ed Emilio, entrambi hanno inscenato questa croce rossa alcolica. Croce rosè alcolica. Come vi è venuta questa idea veramente simpatica? Ma così, in una sera abbiamo deciso, vogliamo sfoderare qualcosa in questo carnevale che dia una svolta. Dai, allora facciamo un alcol medica, una barella, una flebo e la macchina con un po' di adesivi che assomiglia tipo a una automedica. Diciamo poi perché praticamente il carnevale qui a Campo di Vita viene sempre visto come una cosa fatta per bere. Proprio tramite l'alcol medica vogliamo dire che non è anche questo, è uno sfottò, far capire alla gente che noi ci divertiamo, vogliamo far divertire loro. E ecco, nonostante il vostro non sia veramente un carro, sicuramente ci avete lavorato e tutto curato nei minimi dettagli. Quanto tempo ci avete impiegato per mettere su questa scena? Dai, due serate. Tutto in due notti, tutto di notte, perché purtroppo il giorno lavoriamo e fare i carri per noi diventa una sfacchinata più che un divertimento. Purtroppo qualcosa volevamo fare e abbiamo approfittato per farne l'alcol medica, una cosa veloce che però comunque è bello anche da vedere. Posso far sentire il pezzo forte? È indispensabile. Questo è per farci riconoscere. Dragon Ball. Combatti per trovare il drago. Dragon Ball. Il drago delle sette sfere. Dragon Ball. Però nessuno sa dove sta. Enzo è uno dei partecipanti al carro di Dragon Ball. Tu qual è il personaggio che interpreti? Junior. Ecco, Dragon Ball è un cartone animato seguitissimo, tu sei giovanissimo, sicuramente lo conosci. Come mai vi è venuta questa idea? È perché tutti lo guardavamo sin da piccoli, quindi eravamo appassionati. Senti, abbiamo visto un altro carro che rappresentava un altro cartone, quello di SpongeBob. Sicuramente il target è diverso, SpongeBob è per bambini più piccoli. Il cartone di Dragon Ball è un cartone che è visto anche da persone un po' più adulte. Secondo te qual è il messaggio che manda il cartone e che volete mandare voi oggi con questo carro? Vabbè, di divertirci tutti comunque, anche in questi periodi, anche di crisi, divertirci tutti insieme. Bene, dopo c'era un'altra parte del carnevale, cioè la rievocazione storica, parteciperai anche a quello? Sì. Non ci resta che aspettare di vedere il nostro amico Verde partecipare anche al funerale di carnevale.